Pippo Porcari, capitano, insomma, molto spesso ti abbiamo visto, per fortuna poco spesso ti abbiamo visto commentare delle sconfitte, però questa sconfitta siete usciti a fare gli applausi. La prima partita dell'anno forse non è andata come volevate, ma la prestazione specialmente nel secondo tempo c'è stata. Sì, ripartiamo da questo secondo tempo, perché secondo me, come ho detto prima, abbiamo sbagliato l'approccio al primo tempo, non siamo stati i soliti carpi, però dopo abbiamo tirato fuori l'orgoglio, abbiamo fatto vedere chi siamo. Non siamo riusciti a pareggiare la partita, però adesso questo non vuol dire che abbassiamo la testa, anzi, continuiamo ancora più forti di prima. Analizzando la partita si può dire che il Livorno ha giocato da carpi, cioè bello stretto, raddoppi sistematici e verticalità costante. No, il Livorno ha giocato da Livorno, li abbiamo guardati durante la settimana, abbiamo provato, sapevamo che era una grande squadra, avevamo rispetto per loro, però secondo me siamo stati noi dobbiamo guardare noi stessi, non dobbiamo guardare gli altri. Loro hanno degli ottimi giocatori, purtroppo non siamo riusciti a esprimere il nostro calcio, sono stati bravi loro, siamo stati meno bravi noi, ora ripartiamo, ci sono altre 20 partite. Però comunque ci sono state tante occasioni da gol create, il loro portiere è stato fra i migliori in campo, quindi tutto sommato la prestazione, poi i tifosi, generalmente questo è vero che è un pubblico che vi sostiene sempre, ma vi hanno applaudito in maniera convinta, tutto lo stadio vi ha applaudito, era una grande partita, è stato un big match, ma ci siamo anche divertiti da fuori. Io sono arrabbiato perché è normale, non puoi essere contento dopo una sconfitta, però anche questo è il bello del calcio, che i nostri tifosi ci applaudono dopo quello che abbiamo fatto il giorno d'andata. Secondo me ce lo meritiamo, come si meritano loro un applauso secondo me, perché sono stati fantastici e oggi ci hanno veramente spinto al secondo tempo. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il pari, però va bene così, non abbassiamo la testa perché siamo un grande gruppo, una grande squadra. Arriva la trasferta di Varese, una squadra fanalino di coda, ma una squadra che alla Spezia ha dimostrato che sa andare a far punti anche contro le squadre di alta classifica. Adesso questo girone di ritorno non esistono più partite facili, non ci sono mai state, però sono le squadre di sotto che fanno più punti di solito. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo stare tranquilli, che vedrare che far passare magari questo mese e far più punti possibili. Ultima notazione, esordio di Gatto. Avete accolto subito l'ennesimo esordio dal primo minuto di un under, perché a questo Carpi, in questa squadra, i giovani si inseriscono con intelligenza. Madonna, sì, è stato Gatto, secondo me ha fatto un primo tempo benissimo, poi il mister ha deciso di cambiare per dare un po' più di equilibrio, però quello che ha fatto Gatto e quello che dimostra di fare ogni allenamento, secondo me, lo mette in grado di essere un grande giocatore. Dunque noi siamo contentissimi di lui e di tutti gli altri ragazzi. Immagino che il suo esordio in nazionale Under 20 sia stato una soddisfazione per tutto il mondo del calcio. Certo, gli abbiamo fatto anche complimenti anche per il gol, dunque contentissimi. Dal punto di vista del pacchetto che controlli, ovvero quello difensivo, sono cambiati spesso gli interpreti per motivi di infortunio o di squalifiche. Come ti trovi con tutti gli interpreti? Se c'è qualcuno che ti dà un po' più sicurezza, comunque cambiano gli interpreti, non cambia il risultato per te? Per me cambiano gli interpreti, non cambia il risultato, perché io mi fido di tutti quanti e io neanche mi rendo conto che magari è cambiato uno, cambiato l'altro, perché mi fido di tutti quanti e sono consapevole che loro hanno fatto una buonissima partita, una buonissima prestazione, e continuare così, lavorare che i risultati arrivano. C'è una sfida nella prossima contro il Varese, contro il tuo connazionale Neto Pereira, un attaccante molto molto pericoloso per la categoria, un attaccante che ha pagato forse nella sua carriera un pochettino di infortuni di troppo, però un attaccante che è sempre molto difficile da controllare per portiere difensore. Sì, sappiamo che lui è forte, non solo lui, però la squadra del Varese è una squadra forte, una squadra che gioca bene. Pareggiato con le Spezia all'ultima partita, che le Spezia è una squadra che è su in classifica, quindi dobbiamo stare attenti, fare la nostra partita e tornare con il risultato. Ultima domanda flash, dopo tanti mesi qui a Carpi come ti trovi? Benissimo, alla grande. Post partita di questo Carpi Livorno, prima giornata di questo anno solare 2015, è arrivata una sconfitta contro una squadra che ha dimostrato condizione atletica un pochino più brillante, ma il Carpi no, non ha demeritato, e nel secondo tempo, con tante occasioni davanti al portiere, Mazzoni, che io mi permetto di dire forse il migliore in campo, il Carpi meritava il pari. Assolutamente sì, si può catalogare come una partita storta, perché nonostante le difficoltà iniziali di passo, di ritmo e tutto, nel secondo tempo siamo cresciuti in maniera esponenziale, abbiamo preso un palo, una traversa, fallito le palle gol, le parate di Mazzoni, alcune anche fortunose coi piedi, ribattute sulla linea, significa che era una giornata che doveva abbastanza segnata. Non ne facciamo un dramma, sappiamo che poteva succedere, ci dispiace, però insomma
non drammatizziamo. Hai a che fare con tante defezioni, soprattutto al reparto più martoriato della difesa, mancava Gagliolo, che oltre che squalificato è anche febbricitante, mancava Romagnoli, che probabilmente non ci sarà, neanche a Varese. Questa difficoltà dal punto di vista dell'organico sul mercato, come pensi di poter agire? Molina è molto vicino, è uno dei tuoi, l'hai messo in cima alla lista, allora, però chi arriverà? Ascolta, mercato vuol dire la società, perché comunque è il direttore che fa il mercato. A me va, è sufficiente sapere che intanto Gagliolo rientra, recupera, quindi una pedina in più importante, poi anche una settimana di lavoro pieno, gli acciaccati di oggi tipo Bianco e Paciuti secondo me possono acquisire una migliore condizione, quindi il tempo gioca a nostro vantaggio perché recupereremo la migliore efficienza fisica di questi mezzi e mezzi. Recuperiamo Gagliolo, Romagnoli e Mbaia non saranno ancora disponibili per Varese, quindi comunque già avere al 100% due giocatori importanti come Bianco e Paciuti e recuperare Gagliolo, secondo me la squadra sono recuperi importanti. Se ti dico che oggi Livorno ha giocato come tu ami far giocare il Carpi, cioè belli stretti, belli compatti, verticale, ti stanno un po' copiando in giro per l'Italia adesso? Beh, Livorno ha fatto una partita che doveva fare, una squadra di qualità comunque Livorno, non parliamo della squadra della Parrocchia, che è una squadra che faceva l'anno scorso la Serie A, ha giocatori importanti, quindi hanno fatto due gol su due azioni, vuol dire che hanno qualità, quindi prendiamo atto, noi non meritiamo di perdere, a prescindere da questo, e niente. Pazienza, andiamo avanti. State spingendo molto, come sempre si fa qui a Carpi, alla ripresa, soprattutto sulla preparazione atletica, però dal punto di vista dell'impegno, encomiabile, il pubblico poi alla fine ha gradito. Ma è normale, perché ragazzi hanno dato tutto, poi le partite si possono vincere, pareggiare e perdere, quello che conta è che una squadra esca al campo che con la coscienza a posto, che ha dato tutto. Grazie. Mister, complimenti, un approccio davvero importante, il suo alla panchina, un Livorno compatto, soprattutto molto attento in difesa, a mio modo di vedere i centrali difensivi hanno fatto una prova eccezionale sugli attaccanti del Carpi. Beh, è chiaro che loro, il discorso della difesa probabilmente era il reparto più stimolato, visto che ci sono state tante polemiche, anche il mio cambio, insomma in fin dei conti è stata il discorso della difesa 4 è stato un po' la causa del cambio di Carmine e di Gautieri, quindi loro erano responsabilizzati ancora di più. È vero che insomma, era una squadra che negli ultimi due anni aveva giocato con la difesa a tre, e gli elementi erano gli stessi e quindi certi meccanismi non c'è stato bisogno tanto di olearli in settimana, perché sono venuti quasi naturali, e loro appunto hanno messo molto del loro da un punto di vista di determinazione, e è chiaro che si vedeva, almeno ho visto la sicurezza che ho visto in questi due anni. Un'ultima domanda, un gol, quello di Luci, che ha un significato anche extracampo, una perla di vantaggiato, ma si può dire che con il suo schieramento tattico forse finalmente Livorno riesce a gestire la grande capacità offensiva che ha la sua squadra? Ma allora, se dovessimo guardare i gol, sono venuti praticamente da palle inattive, quindi magari è che abbiamo creato tante situazioni da un punto di vista tattico dove siamo arrivati per concludere in modo importante, quindi io sinceramente quello che è successo prima, no, io credo che noi dovremmo ancora migliorare, perché è giusto arrivarci, ma bisogna anche concretizzare un po' di più, perché non basta fare una grossa mole, perché abbiamo visto che poi le partite alla fine possono cambiare in pochi secondi. Grazie.